Ciao.it e comincia Cannes numero 77 con chi? Con un surrealista, con un matto che si chiama Quentin Dupieux, che faceva negli anni 90, quando io ero giovane, musica techno pop, la continua a fare ancora adesso, ma fa anche i film. E quanti ne fa? Una marea. Cannes 77, un'apertura così divertente non la vedevo da una vita, è la migliore apertura degli ultimi 5 anni, si intitola Le Deuxième Acte. E il secondo atto, Le Deuxième Souffle, era un film di Jean-Pierre Melville. Le Deuxième Acte è un film di Dupieux, che ha fatto 14 film negli ultimi 23 anni. E voi direte, vabbè, è normale, ha una media buona, a uno a ogni due. In realtà negli ultimi 6 anni, negli ultimi 4 anni, Dupieux ha fatto 6 film. E quindi sta aumentando vertiginosamente la sua media, fa praticamente 2 film all'anno. L'abbiamo visto a Venezia fuori concorso nel 23 con Dalí, e Dalí a qui all'apertura di Cannes numero 77 è passato un attimo e a dicembre del 23 ha già girato questo film. Gira dei film con ottimi attori, durano pochi minuti, sono molto belli, divertenti, se amate uno humor che va dai Monty Python a Blake Edwards, tanto Tarantino anche, che era citato in Mandibul, che forse è il suo capolavoro. Per quanto mi riguarda, era tutto un omaggio alla fantascienza anni 50 e quella delle formiche giganti, ed era un omaggio al Pulp. Mandibul, una meraviglia, ci risollevò a tutti dal Covid nella Venezia del 2020, quando Cannes fu sospesa. E adesso apriamo questa Cannes con 4 attori, uno più scemo dell'altro, uno più ego riferito dell'altro, che stanno facendo un film in questo posto assurdo. Che bella l'ambientazione, è una specie d'aeroporto perso nel bosco, dove Dupieux poi ci fa vedere alla fine del film un carrello lungo praticamente 10 km che lui usa per riprendere queste passeggiate, che sono anche il fascino di scrittura della borghesia di Buñuel, altro suo punto di riferimento. E quindi Buñuel, Monty Python, Blake Edwards, eccolo qui, questo genietto molto molto abile nel far ridere attraverso queste chiacchiere lunghissime, quindi anche Tarantino ovviamente, che viene citato anche in questo film, che lui adora. E quindi noi vediamo questi all'inizio due uomini che stanno andando a un appuntamento al buio, dove uno vorrebbe far conoscere all'altro la sua, una donna che lo stalkerizza. Voi direte, ma è Baby Reindeer? No, sono Baby Garrel e Baby Kenar. Sono Louis Garrel, molto solido, che fa David, uno subdolo, un attore molto attento alle cose che si possono dire e non si possono dire nella contemporaneità. Willy è Raphael Kenar, che è questo sosia bello di Massimiliano Allegri, l'allenatore di calcio che sta emergendo molto nella Francia degli ultimi anni e che è immenso in Yannick di Dupieux e che ha vinto il César come miglior attore non protagonista quest'anno, ma non per un film di Dupieux. E stanno camminando e Dupieux li inquadra con questo carrello infinito, che poi alla fine ci farà vedere a fine film, per una passeggiata che sembra veramente il fascino di scheda della borghesia, una strada asfaltata in mezzo al niente, dove si cammina e si parla. Stanno convergendo verso un ristorante che si chiama Le Deuxième Acte, che è praticamente una specie di stazione di servizio di un aeroporto abbandonato in mezzo al nulla, che diventa ristorante per Quentin Dupieux. Se prima si è visto un uomo arrivare con molto nervoso, con un'atmosfera Dupieux è uno che...